Si fa un gran parlare in questi giorni dell'introduzione delle farine di insetto nella nostra alimentazione. L'esoscheletro degli insetti è formato per lo più da chitina. Questa sostanza non è velenosa per l'uomo ed è anche la sostanza che compone il carapace dei crostacei ed è la sostanza che determina l'allergia a questi agenti, cioè le allergie ai crostacei. Si calcola che circa un 10% della popolazione presenti delle allergie. Queste persone dovranno stare molto attente a leggere le etichette perché corrono il rischio di introdurre gli allergeni che le fanno stare male senza accorgersene e potrebbero sviluppare quindi delle reazioni allergiche anche gravi, da qui l'importanza di leggere molto bene le etichette dei prodotti che compriamo. Sempre per quanto riguarda le allergie, consideriamo anche che uno degli insetti che è stato autorizzato per l'alimentazione umana, il Tenebrio molitor, la larva della farina, viene coltivata, allevata e nutrita nella farina. Ciò comporta che una volta essiccata e introdotta in altri alimenti potrebbe portare con sé degli allergeni propri del glutine contenuto nella farina di cui si alimenta. Quindi le persone che hanno allergia o intolleranza al glutine potrebbero manifestare delle reazioni. Perciò anche qui molta attenzione a leggere le etichette.